Maurizio Pistocchi, ciao Maurizio, buonasera a te. Ciao Maurizio. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Letter to you, in questo momento, come direbbe Bruce Springsteen, c'è una lettera da inviare a qualcuno. Tu a chi la invieresti una lettera in questo momento? Ma questa è una bella domanda. Ogni tanto mi riesce. Ma, guarda, devo dire la verità, che nonostante sia un periodo abbastanza lungo nel quale non posso certo essere contento di quello che è la mia attività lavorativa, però manderei una lettera lo stesso al calcio per ringraziarlo per avermi fatto passare questi anni veramente molto belli. Ho vissuto in un periodo calcisticamente fantastico. Se pensi che ho visto la fine degli anni '80, l'inizio del Milan, di Sacchi, Maradona, Matteus, Platini, tutti questi giocatori straordinari, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, veramente. Sono stati 34 anni, 35 a giugno, veramente belli. Io ho una sincera ammirazione per te, ma soprattutto in senso positivo ti invidio per essere stato accanto ad uno dei mostri sacri del cinema, della televisione, del teatro, secondo me non solo italiano, che è Raimondo Vianello. Parliamoci chiaro, secondo me troppo dimenticato dal nostro paese, mai troppo valutato secondo il mio modesto punto di vista, perché io sono convinto che al grande Raimondo andava fatta una statua, sei d'accordo? Ma sicuramente sì, cioè, è stato un personaggio straordinario. Intanto era una persona di una classe, di un'educazione al quale confronto ad oggi quelli che vediamo oggi in televisione sono tutti dei microbi. Era veramente una persona di un'educazione, di un livello straordinario. Io ho lavorato con lui 9 anni, dal 91 fino al 99, non c'è stata una volta, ma neanche una, nella quale Raimondo mi aveva detto: ma lei cosa mette in onda stasera? Ma aveva una fiducia totale nel mio lavoro, cioè proprio una soddisfazione. Poi lui aveva anche l'arte di improvvisare, no? Quindi sì, lui sapeva di calcio. Lui aveva fondato una squadra di calcio a Roma che si chiamava Sandra Mondaini, Samo, e giocava nella sua squadra, facevano i campionati proprio, e aveva una passione talmente straordinaria che dove viveva qui a Milano, Milano 2, dove c'era la sede inizialmente di Fininvest, il campo sportivo è stato intitolato alla sua memoria, e lui si chiama Campo Sportivo Raimondo Vianello, e lui tutti i sabati partecipava al torneo, che c'è un torneo diciamo di quartiere dove ci sono svariate squadre, in questo campo in sintetico. Tu andavi lì al sabato mattino, lo trovavi che giocava a pallone. È grande. Era che mito, un personaggio straordinario. Maurizio, poi ho conosciuto anche il fratello. Il fratello, mentre lui era alto 1,90 m, il fratello gli arrivava alla cintura ed era un generale dell'aviazione. Quindi proprio tutt'altra persona. Sì, ma erano una famiglia veramente troppo divertente. Senti Maurizio, venendo un attimino al Napoli-Milan, ci sono state delle defezioni tattiche, no? Abbastanza evidenti da parte del Napoli, ma non so se hai letto gli ultimi aggiornamenti, anche indiscrezioni. Si parla di un clima abbastanza teso all'interno dello spogliatoio del Napoli tra Gattuso e i suoi calciatori. Secondo te quanti errori ha commesso Gattuso ieri nella lettura della partita, sia nella lettura a monte, cioè nella preparazione, e sia in corso di svolgimento della gara? Dunque, se noi andiamo a esaminare la partita scordandoci il risultato, dobbiamo dire che la squadra che ha giocato meglio è stata il Napoli. Ha avuto il 63% di possesso palla contro il 37% del Milan. E ha costruito, perché se noi pensiamo alla parata di Donnarumma su Mertens nel primo tempo, alla traversa colpita da Di Lorenzo, certo. Ha costruito delle occasioni da gol. Dove il Napoli ha fatto male? Il Napoli ha fatto male in fase difensiva ieri. Certo. Il primo gol è un errore di Koulibaly che secondo me è irriconoscibile, non è più il giocatore che io conoscevo, che su una palla facile da leggere, perché è una palla non contrastata, no? Scende Theo Hernandez, una palla facile, lui che ha solamente come riferimento vicino come avversario
Koulibaly ha solo Ibrahimovic, deve accorciare su Ibrahimovic e non lasciargli quello spazio. Sono assolutamente d'accordo. 2 metri, cioè non si può prendere un gol così. Poi anche il secondo gol che ha preso il Napoli sono in 3 contro Ibrahimovic. Il problema qual è? Che Koulibaly ci fa andare Mario Rui, che arriva alla cintura Ibra. Cioè il Napoli alla fine, se noi andiamo a vedere, aveva preso 4 gol finora, aveva la migliore difesa del campionato. Vero. Perché i 3 che ha segnato Tavolino non li contiamo. Ma Tavolino è molto forte del resto. Tavolino non è male, sì. No, non è male. Ma ieri sera veramente in fase difensiva non mi sono piaciuti per niente. Maurizio, ma perché il Napoli sbaglia tutti gli approcci delle gare secondo te? Perché ce ne sono diversi di episodi del genere. Quella è una cosa che bisogna chiedere a Gattuso. Probabilmente c'è qualcosa nella preparazione della partita che manca. Gli ultimi 2 campionati del Napoli, abbiamo visto l'anno scorso, dopo l'8ª giornata il Napoli aveva 16 punti, quest'anno ne ha 14. Certo. Io ricordo che nell'ultimo anno di Sarri il Napoli all'8ª giornata aveva 24 punti, 10 in più sono tanti. Sì. A mio modo di vedere questa squadra, che io reputo una buona squadra e mi piace anche come Gattuso la fa giocare, oggi dipende molto da Osimhen. Che è un giocatore che gli dà statura, velocità, difficile da marcare, perché se cerchi di anticiparlo, se non ce la fai, sei andato, perché questo sui 30 metri ti ammazza, ti brucia. Se invece non lo anticipi e te lo porti nell'area di rigore, questo è bravo, perché c'è anche di testa, c'ha statura, è un giocatore importante. Insomma, ieri si è visto. Ma secondo te Bakayoko e Fabian Ruiz è una coppia assortita per poter reggere poi tutto il peso di 4 attaccanti? Secondo me qualcosina da rivedere c'è, soprattutto quando poi in occasione del match contro il Milan la pressione altissima dei rossoneri ti costringe ad appoggiarti a Meret e Manolas, che con i piedi non è che siano uno spettacolo strepitoso per gli occhi, e soprattutto costringono Fabian Ruiz ad abbassarsi di 30 metri, evitando poi di sprigionare tutta la sua capacità in rifinitura offensiva. Quindi lo ha rilevato anche Gattuso a fine partita, e non vedo perché, se lo ha rilevato a fine partita, in corso di partita non ha trovato la contromossa giusta. Sono sincero, prima a me non piace mai fare degli appunti agli allenatori. No, ma è un'analisi del match più che... Sai, gli allenatori vedono i giocatori tutta la settimana e loro sono in grado di sapere delle cose che noi non sappiamo. Però io, in preparazione della partita, pensavo che lui giocasse con Zielinski dall'inizio. Sì. Per avere 3 centrocampisti sempre nella fase di non possesso, che così si aggiungono ai 2 esterni, praticamente difendi coi 5. Diciamo che è un 4-3-3 spurio. Perché? Certo. Perché avrei messo Zielinski nella zona di Bennacer, dove nasce il gioco del Milan, per andare un po' a fare pressione, certo, su quel giocatore lì. Invece Gattuso ha scelto di giocare a specchio, 4-2-3-1 contro il 4-2-3-1 del Milan. Ripeto, se noi andiamo a vedere possesso palla, occasioni e gestione totale della partita, il Napoli ha fatto bene. C'è un nostro radioascoltatore che dice: grande Pistocchi, analisi lucidissima, si vede che il grande Arrigo Sacchi è stato un maestro davvero importante, insomma, quindi un grande complimento per Maurizio Pistocchi, no? Perché comunque stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, e se Maurizio Pistocchi ha lavorato con Arrigo Sacchi, un motivo ci deve essere. No, io non è mica dipeso da me, io ero già al Cesena. Il presidente aveva letto le cose che scrivevo sul giornale locale, mi aveva chiamato al Cesena Calcio per fare il dirigente accompagnatore della squadra primavera. I primi 2 anni ho avuto Gastone Bean, e poi mi chiamò il presidente, che si chiamava Manuzzi, era un omino piccolo che faceva il commerciante, che dà il nome allo stadio, no? Lo stadio Manuzzi, sì, esatto, Dino Manuzzi. Come, lui era un commerciante ortofrutticolo e parlava solo in dialetto romagnolo. Era diventato molto ricco, ma era una persona molto capace. E mi disse: c'è un nuovo allenatore, ma in dialetto, io ve lo dico in italiano. Mi dice: c'è un nuovo allenatore, me l'ha mandato il Conte Rognoni, che è sempre un
personaggio straordinario del calcio italiano, tra l'altro fondatore del Cesena nel 40. Vai a vedere com'è, perché mi dicono che è matto. Io andai a fare la preparazione pre-campionato, e quando torno mi arriva una telefonata: ti vuol vedere il presidente? Va bene, vado in ufficio, in sede. Allora mi dice, allora, presidente, io non so chi gli ha detto che è matto, ma se questo è matto, secondo me rivoluzionerà il calcio italiano. E così è stato. Non avevo mai visto fare le cose che faceva Rigo. Noi avevamo una, pensa che quella squadra primavera, dove giocavano Sebastiano Rossi in porta, giocava Zoratto, giocavano Gabriele e Marco Rossi che hanno giocato nel Parma, Righetti che ha giocato nel Parma in Serie B, insomma quella primavera ha vinto il campionato, ha fatto 77 gol e ne ha subiti 7. Assolutamente. Maurizio, ti ringraziamo sempre. Grazie per queste sempre, perle Maurizio. Meravigliose, speriamo di riaverti anche lunedì prossimo, abbiamo già un accordo tra noi, vero? voi state diventando veramente, vabbè che tra un poco sarò disoccupato, dopo. Maurizio, ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, alla prossima. Ciao, grazie Maurizio.